Cos'è questo casino? In teoria l'avete visto tutti sto programma, perché siete corsi a casa martedì a cercarlo e a giocarci. Quindi in teoria io sto sprecando il mio tempo. Sto sprecando il mio tempo? È una domanda trabocchetto. Se voi dite sì, professore, allora è la risposta giusta. Se dice no, sempre risposta giusta, ma invece è la risposta sbagliata. Io prendo... Credo che si possa tirare giù la versione italiana di questo programma, dove avreste le cose scritte in italiano, no? Show vuol dire mostrare, alta risoluzione, low resolution, high resolution, la grid è solo una serie di righe per poter piazzare con un minimo di decenza artistica e mostrare i numeri. Clear all vuol dire... Questo oggetto qua è interessante. Vedete che c'è un mirino qua, ok? Questo vi sta dicendo che ci sono 0 volt in quel punto là. Perché sono 0 volt dappertutto? Perché non ci sono cariche, no? D'accordo? Allora io piazzo una carica. Ecco che tutto notato in questo punto ci sono 4,9 volt. Vedete che questo colore rosa, se più vi avvicinate, più il colore diventa intenso. E vedete che il valore sta crescendo, 33, qua 31, d'accordo? Poi c'è un'altra funzione molto carina. Quando io pigio questo pulsante plot the graph. Plot vuol dire fare il grafico. Poi dopo qualche anno, quando lavorerete un po' nel contesto così, probabilmente finirete per usare una parola plottare, che non so se mi è scappato di usarlo durante le lezioni. Plottare vuol dire fare un grafico. Io pigio il pulsante plot, quello che farà è disegnerà il luogo di tutti i punti che hanno lo stesso valore di potenziale elettrostatico. Quindi cerco di piazzarmi in un punto dove magari segna 10. Vediamo se ci riesco. 9, 9. 10. Ah, il tremolino della mano mi ha fregato. 10. Tac. Tutti questi punti hanno 10 volt. Facciamo uno che ha 20 volt. Mannaggia. Ah. Perché sono delle sfere? Ovviamente questa è una rappresentazione bidimensionale di quello che dovreste pensare essere tridimensionale, quindi sono delle sfere. Perché questa sfera qua, che ha un raggio più o meno la metà di questo, questo va da 20 a 10, giusto? Vedete, questi punti sono a 10, tutti questi punti sono a 10, tutti questi punti sono a 20, ok? Perché questo qua sembra avere un raggio doppio di questo? Perché il potenziale va come 1 su R, il campo elettrico va come 1 su R al quadrato, il potenziale va come 1 su R, quindi se io raddoppio la distanza il potenziale viene diminuito, d'accordo? Eccetera, eccetera, eccetera. Appena io metto un'altra carica, beh, prima di farlo mettiamo i sensori, dunque i sensori sono cariche positive. Quindi io quando lo metto apparirà anche una freccia rossa che rappresenta, se volete, la forza di Lorentz. Siccome questo è positivo e sensori positivi, vedete che ho una freccia che è così, che più mi avvicino, più è grande, addirittura fuori scala. La cosa interessante, vedete che, se volete, la freccia rossa, se volete, è il campo elettrico, diciamo così. Supponiamo che la sonda abbia carica 1, allora, no, ci capiamo. Quindi vedete che la freccia rossa è sempre localmente a 90 gradi rispetto alla curva nera. Ok? Quando metterò dentro un'altra carica, queste curve nere spariranno, perché ovviamente il programma deve ricalcolare le superfici potenziali.
Quindi se io metto un'altra carica, per esempio qua, spariscono, e vedete che la forza, aspettate che vi allontano un po', vedete che quando è vicino a qua, la forza domina di questo, è abbastanza ragionevole, quando mi avvicino qua, domina quella, quando sono a punti intermedi, la forza avrà la direzione che avrà, a seconda della, della costruzione della risultante tra questa e questa. Vedete che punta in una direzione strana? Non c'è niente qua, perché questa è il risultato della forza che viene da questo e la forza che viene da quello, d'accordo? Se metto una carica, facciamo, continuiamo con le positive. Facciamo la grid back, così è più facile per me cercarli. Questo si può spostare o non si può spostare? Ok? E continuo a metterne. Anzi, facciamo così per il momento, non ne mettiamo troppi. Non mi piace più la grid. La grid è servita solo per disegnarli, ok? Una volta che li ho messi in un posto. Guardate com'è il campo elettrico. Qua, quando sono abbastanza al centro, vedete, questo è un punto di simmetria abbastanza, cioè questo punto è equidistante da lui, equidistante da lui, equidistante da questo, equidistante da questo, equidistante da questo, equidistante da questo. E vedete che proprio per questo bilanciamento delle componenti orizzontali, il campo elettrico, se volete, la freccia rossa è perpendicolare al, al piano dove ho messo le cose, ma se mi avvicino al bordo, vedete, è sbilanciato, perché questo qua ha, il disegno parla da solo. Secondo me voi dovete un po' giocare con questo programma e capire, guardate poi interessante, vedete, per un'ampia zona qua la freccia non sembra cambiare molto in direzione. Poi disegniamo un po' di potenziale, va? Se io sono molto vicino, ok, quelli sono i punti che hanno 71 volt, questi hanno 70, dov'è 71? Dai, dai, dov'è 71? Mannaggia, vicino abbastanza, tra, qua, ah! Guardate com'è fatto. Se mi avvicino molto, è quasi un cerchio, è quasi una sfera. Se mi avvicino un po', vedete che è distorto. Ok? Metto la grid, così lo disegno meglio. Campo elettrico è sempre perpendicolare alle linee nere, se hanno ondulazioni il campo deve essere sempre localmente a 90 gradi. Qua però, vedete qua, vedete che cambia poco la direzione della freccia rossa, quella linea là è quasi dritta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vado, vado spedito adesso. Metto, metto delle cariche a caso, metto un grumo di cariche qua. Carico qua, carico qua. E tu a caso. Dovete immaginare questa quasi come una specie di mappa. No? Questo potrebbe essere la mappa di un escursionista. Ho messo show numbers.
Vi esorto, ma con molto calore, a fare questi giochi e a cominciare ad abituare il vostro occhio a leggere, saper leggere questi grafici, Così magari un giorno, se siete in montagna con la carta topografica, non vi perdete. E di nuovo, se piazzo un sensore qua, vedete che è sempre 90 gradi, sempre 90 gradi, sempre 90 gradi, sempre 90 gradi. Vedete che la freccia rossa sta scendendo. Questa curva è a 40 volt, questa qua è a 35, è a scendere, il campo elettrico è a scendere. Invece qua com'è? Vedete? Sempre a scendere, sempre a scendere. Perché questa è la carica negativa, quindi questi sono 3 volt, questi sono meno 36. Il campo elettrico è sempre a scendere, sempre a scendere. Sempre a scendere. Le cariche positive sono in cima alle montagne, le cariche negative sono in delle valli. Ma il campo elettrico è sempre a scendere, lo vedete? Sempre a scendere, giocateci. Qua il campo è molto intenso perché nelle curve di livello sta andando, guardate, questo è 29, questo è 21 e questo è 19, va bene, non è che cambiano tanto, però capite? Va bene? Giocateci, pensate, faccio le scape. Dov'è il corso? Vabbè, sto qua. Quindi, distribuzione consigliate, fate un dipolo elettrico. Questo qua, questo è un dipolo elettrico semplice, sono due cariche puntiformi. Questa è una distribuzione di carica che ha un momento del dipolo, ma non è un dipolo a rigore. Hanno le stesse cariche ma non sono puntiformi, una distribuzione un po' a tubero, Però la carica totale è zero, carica totale di un dipolo è zero, anche questo è totale zero. Questo qua si chiama un quadrupolo, carica totale è zero. Poi le cariche lineari e le chiare, è quella che ho appena fatto assieme a voi. Giocateci, mi raccomando, giocateci, è importante. Questo è quello, di nuovo, è una figura fissa che ho fatto io. Vedete che qua in mezzo, come le linee potenziali sono, io non mi ricordo che, non ho messo giù purtroppo, non ho fatto show numbers e non appaiono i numeri, quindi io non so, se non appaiono i numeri, quali sono le differenze potenziali là. Però probabilmente quando l'ho costruito, casomai la versione nuova che farò, e metterò i numeri, così potrete vedere che c'è una progressione lineare, graduale, ma in maniera progressiva, del valore del potenziale elettrostatico. I valori alti sono qua, i valori bassi sono qua. Quindi questa è una zona dove il campo elettrico è abbastanza uniforme. Più vi avvicinate ai bordi, più il campo elettrico non è uniforme. Questo è un... loro hanno un'altra possibilità di mostrare il campo elettrico, però il campo elettrico mettono questi specie di dipoli elettrici che si orientano, quindi voi potete visualizzare la forma del campo, no? Quello che cercavo di esprimere l'altro giorno, quando voi molto maleducatamente avete fatto un casino. Ok, quindi queste sono le superfici anche potenziali, vedete che non sono dei cerchi, questo non è proprio un cerchio, è un po' schiacciato, un po' deformato. Più vi avvicinate, se io facessi il dipolo semplice, vediamo, ce l'ho, questo è un quadrupolo. Voglio farvi il dipolo assieme, dov'è? È questo qua? È questo che è animato, vediamo, clear all. Sì. Allora, grid, diciamo grid, tac. E tolgo il grid, metto, se sono molto vicino sembra quasi, non mi piacciono i numeri, ostruisce. Se sono molto vicino è quasi un cerchio, è quasi un cerchio, molto vicino.
più mi allontano, più si deforma. Vedete? Più è deformato. Quello simmetrico sarà un po' un problema, se non prendo nota dei numeri è ovvio che sarà improbabile che io riesca a fare un disegno simmetrico, dovrei prendere giù i valori numerici e piazzare il mirino in punti appropriati in modo che il disegno sia simmetrico. Rinuncio a farlo e vado un po' liberamente, vedete che aspetto ha? Questo è il potenziale elettrostatico di un dipolo. Poi c'è uno, da qualche parte c'è 0 volt, dov'è 0 volt? Vedete 0, quasi 0. Eccolo là. Tremolino della mano. No, tac. Zoom! Tutti questi punti che sono. Questo punto qua è l'asse di simmetria del dipolo. Questo punto qua, dove è il mio, la mia freccina, è equidistante da questo, è equidistante da quello. Quindi qual è il potenziale là? Perché è 0? Ah. Brutta cosa l'età. Perché zero? Domanda da due punti. Perché zero? Due punti. Se questa è la carica, questa è la carica positiva Q e questa è la carica negativa Q, meno Q, e questo è il luogo di punti che sono equidistanti, perché in questo punto il potenziale è zero? Prima cosa devo dire che la costante è uguale a zero, cioè sto dicendo che il potenziale per R uguale a infinito vale zero e quindi il potenziale in questo punto è uguale a Q, a costante elettrica Q diviso la distanza dalla carica positiva a meno costante elettrica di Q meno Q, diciamo così, dalla distanza della carica negativa. Questo e questo è il comune, quindi ho K e Q 1 più la distanza dalla positiva meno 1 sulla distanza negativa. Ah. Quindi in un punto qualsiasi, se chiamo questa la distanza dalla carica positiva e questa la distanza dalla carica negativa, l'espressione del potenziale in questo punto è data da questa espressione. Ma in questo punto dove la distanza dalla positiva e la distanza dalla negativa sono uguali, allora questo è ρ. Cioè questo è P sul piano di simmetria, P elemento del piano simmetria. Ok? Quindi questo piano infinito che esce dalla lavagna, che è il piano di simmetria, è un piano equipotenziale, V uguale a zero. Quindi se io vi metto se io metto una sonda qua, com'è il campo elettrico in questo punto? A 90 gradi rispetto a quella rete. E in che direzione andrà? Ok? Mettiamo le... Ok? Se io mettessi un dipolo là, sarebbe orientato così. Non mi piace molto questa rappresentazione. Più tenue è, ovviamente dice che il campo si indebolisce. Preferisco questa, dove io metto le sonde. Una bestia là il campo. Vedete? Qua il campo è così debole che la freccia rossa è più piccola del diametro della pallina e là sotto anche, eccola là. Vedete? Ok, molto carino questo programma. Secondo me ognuno di voi dovrebbe giocarci un po', ma giocare nel senso di cominciare a toccare con mano cos'è un gradiente, come una volta che io dispongo, dov'è?
le cariche in un modo arbitrario, vengo quasi a disegnare un paesaggio dove le colline, le salite sono dovute a cariche positive e le valli sono dovute a cariche negative. Ma attenzione, io ho bisogno di avere, dov'è il cursore? Ho perso il cursore, ecco. Dove c'è una carica positiva sarà in cima, dove c'è una carica negativa è una valle. Ma dovete ricordarvi che in questa zona qua vale l'equazione di Laplace. Va bene, chiudiamo questa cosa qua. E volevo farvi vedere che... salva, no. Oggi ho messo dentro una nuova versione perché c'era un errore di stampa. Questo lo voglio far vedere, non perché mi interessa far vedere la prima lezione, ma c'è una figura che è molto carina. Questa ripercorre tutta la storia degli orologi. Guardate sul file se volete ricordarvi la storia iniziale. Dunque, eccola qua, questa figura. Presentazione. Questi sono semi d'erba immersi in un olio. L'olio è un isolante. E ci sono dei pezzi di metallo che entrano dentro che sono carichi, cioè questi sono dei terminali. Sono cariche elettricamente e quindi questi pezzi di metallo creano un campo elettrico e i semetti si polarizzano e si girano, si orientano come le limature di ferro farebbero un campo magnetico. E quindi voi vedete, questa è una invenzione di Faraday, oltre a fare la limatura di ferro ha fatto anche i semetti, eh? Quindi avete questi dipoli elettrici che, essendo in un fluido viscoso, a un certo momento si assestano e stanno fermi nella direzione del campo elettrico, nel punto dove il semino è messo. E questo, per esempio, vedete con una certa difficoltà, un po' di immaginazione, il campo elettrico di un dipolo, vedete? Questo è un po' probabilmente positivo, non so quale sia il positivo o negativo, ma vedete che hanno segno opposto. Qua invece hanno segno uguale, lo vedete? Anzi, forse è il caso di tornare al programma di prima. Io vedo che questo e questo hanno segni uguali. Vedete come è fatto il campo? Guardatelo, poi torniamo sull'altro programma prima. Guardate la figura, guardate questo è carino. Se voi prendete questo pezzo di metallo e ci mettete sopra delle cariche, il campo elettrico fuori c'è, dentro non c'è. Ma anche qua, di forma qualsiasi, dentro non c'è il campo, fuori sì. Queste sono due piastre, questa è una piastra. Carino, eh? Però questo è il caso di limatura di ferro, vedete qua c'è una maniera, qua c'è una chiave, molto carina, questo è un solenoide, vedete qua dentro le linee sono dritte, quindi è un solenoide, è un modo per fare un campo magnetico uniforme. Questo è una spira circolare, vedete le linee come sono messe, questo è il filo rettilineo. Ok, questo lascio a voi guardarlo. Vorrei tornare brevemente su questo qua, dov'è? Non lo vedo più, eccolo qua. Perché guardo là quando è così grande qui? Allora vado su presentazione, dalla filo positiva, mettiamo una carica positiva e una carica positiva. Questi si vede, vediamo high resolution, no. Dovrei mettere così tanti da riuscire ad aiutarvi a visualizzarlo, ma è difficile fare perché dovrei avere una pazienza che non ho, ma forse si riesce a visualizzare meglio se metto le linee di livello, non vi pare? Perché non lo fa? Perché il computer sta facendo qualcosa? Cucù, antivirus forse, fai qualcosa? Non me lo plotta. Perché? Non me lo plotta, parola inglese. Come mai? Forse c'è un bug. Cominciate a visualizzare un po' come è fatto sto campo. Perché non me lo sta portando? C'è adesso un baco, vedete? Clicca, clicca.
questa mano. Ecco. Allora, vedete che il sensore qui, come è fatto? Vedete com'è fatto? Quindi se guardate quella foto dei semini di Faraday, vi dovreste convincere che quello era il caso in cui le due cariche erano dello stesso segno. Va bene, basta. Ah sì, volevo farvi vedere che ho messo su... Attenzione dei Poisson Laplace. Salute. C'è un sacco di roba qua, l'elezione elettrostatica, tutte le robe che ho fatto, che sono i Poisson, questo è Poisson, questo è Laplace, qua dentro c'è l'equazione di Laplace, priva di cariche, proprietà, questa è una cosa che vorrei che voi guardaste da soli, non ho il tempo di farlo, tutte cose che fate da soli, ve lo chiederò. E questo è il metodo statico, divergenza, così, tutte queste pipì, tutte queste robe. Tac, tac. Tac, tac, gauge di Coulomb, no? Ok, equazione elettrostatica, magnetostatica, quello che ho fatto alla lavagna, questo è la soluzione di Poisson nell'elettrostatica e quindi nella magnetostatica la stessa equazione con le debite traduzioni, no? Invece del rho avete J, qua ne avete uno, qua ne avete tre perché è un vettore e avete mu0 sopra perché qua c'è 0 e sotto qua, però deve essere chiaro, non dimenticate. E poi se uno fa tipo una linea di carica, tipo un filo di carica, sarebbe questo l'elettrostatica, il magnetostatica è questo, ok? Stessa equazione con le debite modifiche, va bene. Quello che voglio, di cui voglio parlarvi adesso, è la legge di Biot-Savart, che in questo PowerPoint sono 5 slides, guardatele. Non è una domanda che faccio a chi lotta per il 20, magari è una domanda che fa lotta per la lode. Quindi se avete ambizioni guarderete, se non avete ambizioni non la guarderete. Però la legge di Biot-Savart dovete saperlo, chi non sa la legge di Biot-Savart è cacciato, ok? La legge Biot-Savart è questa qua, che adesso vi racconto il risultato. E lo scopo di mostrarvi adesso è che non ho voglia di farvi capire, ma deve essere chiaro, attenzione, sono molto serio. La storia com'è andata? Parliamo un attimo dell'elettrostatica. Coulomb era uno sperimentale. Lui misurò come si comporta la forza di Coulomb, appunto, con il suo pendolo a torsione, fece delle misure, studiò tutto e tirò fuori una legge che era sperimentale. Poi un grande matematico, forse il matematico di tutti i tempi, che si dilettava a far fisica, Gauss, fece l'osservazione che la legge di Coulomb sperimentale poteva essere espressa come una, poteva essere dedotta da una legge matematica, che era la legge di Gauss, la legge di fisica espressa con un linguaggio di matematica. Quindi Gauss propone, guardate che la legge più importante è la mia legge, perché si deduce la legge di Coulomb. Certo, Coulomb l'ha scoperto sperimentalmente, ma io riesco a descrivere l'esperimento di Coulomb con una legge fisica matematica che è più generale della legge di Coulomb. Successe qualcosa di molto analogo in magnetostatica. Questi due francesi, Biot-Savart, erano degli sperimentali e misurarono sistematicamente il campo magnetico prodotto da un circuito filiforme, quindi un filo di forma strana percorso da corrente. E la legge, adesso io ve lo racconto, vi racconto la legge, non come è ottenuta, cioè cosa è successo, che poi dei fisici e matematici hanno detto, ma la legge sperimentale di Biot-Savart può essere dedotta dalla legge di Ampère, la legge di Ampère è la legge generale, ma addirittura dalle leggi della magnetostatica, sono due le leggi magnetostatica, una è che la divergenza di B è zero, cioè che B è generabile da un potenziale vettore, e dalla legge di Ampère, sono le due leggi, d'accordo? Le due leggi messe assieme possono essere espresse nella famosa equazione tipo Poisson, d'accordo? Quindi io ottengo la mia A, ecco la mia, dov'è il cursore? Ho perso il cursore, eccola. Questo è la A
per un filo filiforme. Poi, cos'è la B? La B è il rotore di A. E con dei passaggi matematici, io riesco a dedurre la legge di Biot-Savart, che era stata scoperta sperimentalmente, ma si deduce che è una conseguenza del fatto che il campo, il potenziale vettore, è questo. E ricordatevi che questa equazione è una conseguenza di due leggi. La legge della divergenza di B uguale a zero, quindi che A è solenoidale, e la legge di Ampère, che messi assieme davano la legge di Poisson. D'accordo? No, mi guardate come pesci rossi. Questa qui è la conseguenza di aver messo assieme questa, che è la legge di Ampère, e di aver messo questa, che è la conseguenza di essere solenoidale. Li metto assieme, l'ho fatto in classe, quindi non mi dovete guardare con l'espressione pesce rosso, e deduco, dov'è il cursore? Eccola, e deduco questo. Questo ha lo stesso aspetto dell'equazione di Poisson, quindi quello che ho imparato in Poisson, in elettrostatica, lo riciclo. Per un tubero di forma strana avrei un integrale di questo tipo. Se invece avere un tubero o un filo, nell'elettrostatica scrivo questo, in elettrostatica scrivo questo. Quindi io, partendo da questo, calcolo la B. Come si fa a calcolare la B? Facendo il rotore, e si deduce, dopo un paio di slides, la legge di Biot-Savart che voglio raccontarvi adesso. Chiudo il computer e ritorniamo a fare lezione frontale. Non ho voglia di prendere il computer del collega e andare in rete per mostrarvi il sito, perché credo che sia diseducativo. Dovete arrangiarvi. Ibernazione. Sapessero, tutti dovrebbero sapere, prima di parlare della legge Biot-Savart e esemplificare come funziona, vorrei reinsistere su una cosa. Continua di densità di carica è questa qua, dovete saperla.
Dovete saperla. Perché la dovete sapere? Perché dovete sapere questo. Per una distribuzione di carica discreta e per una distribuzione di carica continua sa, non deve osare venire un orale. Chi non sa passare da questo a questo non deve osare di venire un orale. Chi ha studiato questo non dovrebbe avere problemi a intanto deve sapere questo, deve sapere l'esim axe. Chi non conosce l'esim axe non viene a fare l'orale da me. Certo, da me c'è il fatto che questo è equivalente al fatto che la B è uguale al rotore di A. Questa è una cosa che magari in certi libri elementari non c'è. Nel corso di recupero del collega di Capua non c'è. Ma nel mio corso c'è. E quindi voi dovete sapere questo. Dovete quindi sapere che messo questo qui, queste due equazioni quindi possono essere scritte in questo modo, facendo questa scelta, dovete saperlo. E dovete quindi riconoscere che questo è del tutto equivalente all'equazione di Poisson, che dovete sapere, chi non conosce l'equazione di Poisson non deve venire all'orale. E quindi queste sono le soluzioni di questa, le abbiamo costruite a mano. Quindi voi conoscete la soluzione di questa, che è questa qua. Quindi questa è una cosa che secondo me tutti dovrebbero sapere. Allora, la legge Biot-Savart cosa dice? Intanto considera un circuito filiforme, cioè avete una densità di carica che stanno fluendo in un circuito che ha una come un filo. Quindi dovete immaginare il campo B creato da un circuito. Come si scrive filiforme? Fili? Così? O filoforme? Filiforme. Quindi, dobbiamo accordare con un disegno. Immaginate che questo sia la vostra origine. Questo è il punto matematico. Facciamo, prima disegniamo il circuito filiforme. Eccolo qua. E ovviamente continuerà e deve ovviamente fare tutto il giro, anzi lo disegno, così è ancora più chiaro. Ok, questo è un circuito filiforme all'interno della quale ci c'è una densità di corrente, ci sono dei portatori di carica che stanno con la loro velocità di deriva facendo il giro. E scegliamo la direzione, cioè dobbiamo decidere qual è la direzione di questa corrente, come sta fluendo la corrente. Allora immaginate che la corrente stia girando in senso vagamente orario, d'accordo? Mi piace qua, un inestetismo. Okay. La corrente sta girando in senso vagamente orario. Io voglio il campo magnetico in questo punto. In questo punto. Allora, il campo cos'era? Cos'è caduto? Fuori piccione? E mi è successo un paio di fa, stavo camminando, ho detto qua! Giro e mi è mancato per così un piccione morto. Cioè, ho un morto di qualche malattia strana, che so, una vecchiaia. O magari qualcuno gli ha tirato una fucilata con l'aria compressa. Confesso di aver sparato uno scoiattolo da piccolo. Con un fucile d'aria compressa. No.
il punto P, questo è il punto P, dov'è rispetto all'origine? La posizione è indicata dal vettore posizione, eccolo qua, track. Questo è il vettore R del punto T. Adesso io voglio scrivere l'equazione di Biot-Savart. La scancello qua e la scrivo. Così abbiamo il disegno. Prima la scrivo e poi vi dico come leggerlo. Da dove viene la legge di Biot-Savart? Non viene da chissà dove, viene dall'equazione di Maxwell. Si deduce l'equazione di Maxwell. Questa è la lezione che voglio darvi. Non è un'equazione, una legge sperimentale che non ha nulla a che fare con l'equazione di Maxwell. È una conseguenza dell'equazione di Maxwell. Viene da qua, che viene da qua. Che corrente sta girando in questo signore qua? La corrente che sta girando la indichiamo con la I. Cos'è la I? La I è una corrente. Cos'è una corrente? È un flusso della densità di corrente attraverso un'area. Dove la S è la sezione del filo, se volete. Cioè un'area che è la sezione del filo. Per esempio questa sezione qua, se voi fate una zoomata qua, avete il filo. Ok? Questa è una zoomata, quindi immaginate una lente di ingrandimento. E avete il filo con i vostri portatori di carica che stanno faticosamente con la loro velocità di deriva muovendosi. E questo è una sezione del filo, quella superficie là, il flusso della densità di corrente attraverso quella superficie è la corrente, d'accordo? Quindi la corrente che appare qui è la corrente del filo, quindi qua la corrente I, cos'è la corrente? La corrente è l'integrale, è il flusso del J attraverso la superficie, la sezione del filo. La Biot-Savart dice, la scrivo poi la commento, dai. Scrivete e poi la commento. Questa è la legge Biot-Savart. La corredo con i seguenti disegni. Gesso colorato. Questo è un pezzo di filo. DL è un trattino, un piccolo tratto di filo, lungo DL'. Ok? Adesso la corrente sta girando così, quindi questo DL lo faccio diventare un vettore, ci metto la freccia sopra, cioè è un trattino orientato e l'orientazione è quello che viene dalla direzione di circolazione della corrente. Quindi se la corrente sta girando così, questo trattino, ci metto una piccola freccia, ci metto come si chiama questa, la punta. Ok? Ci metto la punta e lo faccio diventare un vettore. E l'orientazione del vettore, che schifo. Ho appena assaggiato i cadaveri di esseri viventi morti miliardi di anni fa. Cos'è il gesso, no? Questo signore qua, chi è questo? UDR, se lo scrivo capirete cos'è. Cos'è UDR? Avrei potuto scrivere la legge Biot-Savart con invece di questo, avrei potuto scrivere questo. Anzi, qua manca un pezzo, ho dimenticato la cosa. Ah. Qua ecco la potenza 1. Qua ecco la potenza 2. Ok? Qua, se io uso questo, avrei potuto scrivere con il 3 e questo sopra, no? La scrivo qua giù, va, così la vedete, perché questo in fondo è quello che ho fatto anche stamattina, non vi pare?
dovete notare la rassomiglianza degli argomenti, non le differenze sono importantissime, è ovvio, però voi dovete sfruttare al massimo le rassomiglianze per riuscire a studiare meno, perché se vedete le rassomiglianze, ecco che le cose che dovete imparare a memoria si riducono a memoria. Questo vuole essere una R, ma con questa mensoletta faccio fatica a fare la R. Ok? Quindi questo UDR cos'è? È il versore che va dall'elemento di corrente al punto matematico. Quindi, di nuovo, dovete mettere nella vostra testa che l'elemento di corrente va pensato come una sorgente di B, crea B, una sorgente di B, creerà in questo punto un B. Allora, la UDR è il versore che va dalla sorgente al punto, quindi se io la disegno in rosso, questo è UDR. UDR primo, cioè va dall'elemento della corrente DL primo, che dove si trova questo signore? Dove si trova questo pezzo di circuito rispetto all'origine? Lui si trova nel punto, un disegno un po' infelice, questo si trova nel punto R primo, è un po' infelice nel senso che non si vede molto bene, facciamolo in blu, in viola. Lo vedete? Cioè il vettore R' punta a dove si trova l'elemento di corrente. Quindi, chi è questo UDR? Questa è la posizione del punto matematico rispetto all'elemento di corrente. Quindi, questo vettore qua, UDR, è il versore, cioè R' meno, scusatemi, R meno R'. Quello che appare qua lo voglio disegnare in giallo, è questo qui, che va dall'elemento di corrente al punto P. E UDR è il versore di quel vettore, cioè lo prendo e lo divido per il proprio modulo e ottengo una cosa adimensionale di modulo 1, che si chiama il versore, che punta dalla sorgente al punto. Non dimenticate questo. Questi versori che appaiono sia in magnetostatica che in elettrostatica sono vettori di modulo 1 che puntano dalla sorgente al punto matematico che vi interessa. Notate un'altra cosa importante, c'è una dipendenza dalla distanza e la dipendenza dalla distanza è 1 sulla distanza al quadrato. E questo non dovrebbe stupirvi, in fondo viviamo in un mondo tridimensionale. Quindi le cariche o le sorgenti puntiformi, i loro effetti calano con 1 sulla distanza al quadrato. Il campo elettrico di una carica puntiforme cala 1 su R quadro. Il campo magnetico creato da quell'elementino di corrente che è arbitrariamente piccolo, quindi dovete pensarlo come puntiforme, è 1 su R quadro. Certo che se prendete tante cariche e le distribuite che so su un piano, allora la risultante del campo elettrico di tante cariche puntiformi non è detto che sia 1 su R quadro, come lo è col piano, no? Il campo elettrico di un sacco di cariche spalmate uniformemente sul piano non dipende dalla distanza, ma dalla carica singola, la carica puntiforme, la dipendenza 1 su distanza al quadrato. 1 su distanza al quadrato. Perché è così? Perché viviamo in un mondo tridimensionale. È uno dei motivi per cui i fisici seri non credono nelle persone che sostengono di avere poteri paranormali. Perché i loro poteri sostengono di essere indipendenti dalla distanza. Cioè, sono motivi molto profondi per dire che sono puttanate. Se io ho un effetto, sono un sorgente di qualcosa, allontanandomi l'effetto deve diminuire. Pensateci, vabbè. Buttata là, entro l'orecchio e esce dall'altro. Magari tra voi c'è qualcuno che crede nell'astrologia o nei chakra. No? Queste pietre, che se voi le mettete in tasca, assorbono tutta l'energia negativa. Oppure ci sono delle piantine
che se li mettete vicino, se li mettete vicino al computer assorbono tutte le energie elettromagnetiche e non... Oppure mettete un CD dentro la vostra macchina che prende il radar della pistola o della cosa anti-velocità dei poliziotti. Quanta gente conoscete che ha il CD che dondola e dicono che è contro i radar? Allora, l'effetto, il campo magnetico creato da questo... L'effetto magnetico, il campo magnetico creato da questa sorgente diminuisce 1 sulla distanza al quadrato. Non vi deve stupire. La cosa che vi deve stupire, un pochettino, la cosa un po' difficile ad esempio osservare, è che c'è un prodotto vettore. C'è un prodotto vettore. E questo vi dice che la direzione del campo B in questo punto, creato da questo elemento di corrente, dipende dal prodotto vettore tra la freccia bianca, la freccia che rappresenta il circuito, il pezzo di circuito, e la freccia rosa. Quindi, prima domanda, in questo punto qua, qual è la direzione del campo magnetico creato da questo filo? Esce, intanto è perpendicolare alla lavagna, esce o entra? L prodotto UR, questo è l'indice, questo è il medio e questo sarà il pollice. L U di R entra, quindi qua avete un vettore entrante creato da lui. Poi, una volta che avete calcolato l'effetto dovuto a questo elemento di circuito, cosa fate? Cambiate l'elemento di circuito, per esempio vi mettete qui, questo è un elemento di circuito, lo fate diventare un vettore. Qual è il verso, dove mettete la punta su quell'elemento di corrente? Visto che la corrente sta girando così, questo ha la punta per di qua. Adesso dovete disegnare il versore che va da quell'elemento di corrente al punto matematico. Quindi dovete pensare al segmento che congiunge questo pezzo di filo al punto e il versore è questo. Quindi qual è la direzione del campo B in questo caso? L, U, entra, anche questo entra, anche qua. Il contributo dovuto a lui sarà un altro pezzettino di vettore che entra. Quindi ognuno di questi, voi potete pensare questo se volete, B come l'opportuno integrale di tanti dei B. Ognuno di questi è... spero che lo capiate. Io ho calcolato il contributo di questo, poi devo calcolare il contributo in questo punto di questo, poi il contributo di questo in questo punto, devo integrare lungo tutto il circuito per avere la risultante, d'accordo? E prima di mollarvi voglio che sia di nuovo la mia frase ormai tormentone, voglio che sia chiaro, voglio fare un circuito un po' strano, voglio solo evidenziare. Immaginate, non so, un circuito automobilistico dove ci sono, come si chiama, le gradinate vicino all'arrivo e c'è un rettilineo. Quindi questo è il rettilineo, poi la strada fa così. Ok? Questo è il circuito. Questo punto qua mi interessa. Immaginate che la corrente stia girando in senso vagamente orario. Guardate questo elemento di circuito qua, questo è un DL primo, lo faccio diventare un vettore, dove metto la punta? La metto da qua. Vi chiedo, questo signore, che campo magnetico crea in questo punto? Qualcuno, veloce, un secondo per rispondere, piccolo secondo, state già sforando il tempo disponibile, un millisecondo, un secondo, Perché è zero? Perché UDR sarebbe questo, non è storto, è un prodotto vettore questo. Voi potete avere tutta la corrente che volete qua, ma in questo punto, invece in questo punto, certo che avete un prodotto
perché questo qua, vedete, che è storto. Questo qua è un altro punto dove magari la UDR è antiparallelo, quindi questo elemento non contribuisce, perché non è storto. Quindi è un pronto vettore. Ci fermiamo qua e facciamo qualche semplice esempio.